Sono stati inaugurati i nuovi spazi dell'asilo dei vecchi di San Germano Chisone, struttura della Diaconia Valdese, area servizi salute, che accoglie persone anziane. I lavori di ristrutturazione si sono resi necessari per rispondere ai nuovi bisogni dell'assistenza e in particolare alle esigenze delle persone anziane. In un momento in cui viviamo ancora nella delusione della non applicazione della riforma dell'assistenza agli anziani, noi pensiamo che i nostri anziani non autosufficienti, parliamo di 2.900.000 persone in Italia, abbiano bisogno di più assistenza domiciliare rispetto a quella che hanno ora e di più residenze come quella che oggi, della quale oggi abbiamo inaugurato un'ala. Da questo punto di vista è importante che le residenze diventino luoghi di vita delle persone, non superino il vecchio concetto del reparto ospedaliero, siano luoghi dove le persone possano vivere perché lo scelgano, perché non hanno altre possibilità, gli ultimi anni della loro vita come se fossero non proprio a casa propria, ma in un ambiente che ricorda la casa, assistite e tutelate nei loro bisogni. Questa è la sfida che ci coinvolge come diaconia, come chiesa intera e nella quale riteniamo di dare una testimonianza non solo alle persone che assistiamo nei nostri servizi, ma anche al nostro paese che le cose si possono fare se c'è la volontà politica di farle. La priorità centrale è stata, diciamo, cercare di riuscire a rispondere al cambio della domanda. Nel senso che le strutture, come tutte le cose, devono essere utili al territorio, devono poter rispondere in maniera puntuale alla domanda. La domanda in questo momento storico rispetto alle strutture è quella di un'utenza sempre più anziana e sempre più, diciamo, complessa da un punto di vista assistenziale. Quindi quello che è stato fatto con la ristrutturazione è stato quello di rendere tutti e quattro i piani, in realtà i primi due già lo erano, ma il terzo e il quarto no e non del tutto, con degli spazi capaci di accogliere persone appunto con delle difficoltà fisiche sempre più crescenti. La difficoltà più grossa delle strutture sarà quella di, a parte appunto rifarsi negli spazi, e questo lo abbiamo fatto, ma di riuscire a lavorare in un modo diverso da quello che era il passato, cioè con un'utenza che sta dentro una struttura per un tempo più limitato. Quindi il cambio, diciamo, è molto più frequente. C'è anche un'utenza che viene nelle strutture per riabilitazione, quindi persone che vanno, appunto, che hanno una fase acuta per cui hanno un problema, vanno in un ospedale. Gli ospedali ormai sappiamo che tengono pochissimo tempo, quindi curano l'acuzia e basta, ma non sempre la fine dell'acuzia corrisponde con la piena autonomia e quindi vengono in struttura per poter recuperare quell'autonomia. E quindi ecco, le sfide sono un po' queste, cioè riuscire a stare dietro a un turnover e rispondere, diciamo, a quelle che sono le esigenze che sono cambiate inevitabilmente negli anni. L'asilo dei vecchi mantiene un forte legame con il territorio ospitante. L'obiettivo è poter incentivare sinergie e collaborazioni tra la struttura e le comunità. Abbiamo potuto inaugurare una struttura dove sono stati rifatti i muri, ma adesso bisogna ricostituire il collegamento stretto con la comunità. È importantissimo che la comunità intervenga all'interno della nuova struttura. I progetti di volontariato saranno una delle cose fondamentali che si vogliono sviluppare prossimamente, sperando di aver superato ormai definitivamente, o perlomeno al momento, in modo definitivo i problemi che erano stati portati con la pandemia, che avevano sostanzialmente non consentito più questa osmosi tra comunità e struttura, ma poi anche lo scambio con la comunità, non solo il fatto di avere delle persone che danno una mano, migliorano il servizio per quanto possibile fare ovviamente in una struttura che ha una sua organizzazione, ma soprattutto delle occasioni di incontro tra la comunità e la struttura, con delle iniziative, con dei gruppi che non solo appunto vengano a dare una mano, ma portino dell'animazione, vengano a cantare, vengano
a raccontare delle storie, perché questo è importante per mantenere le persone ospiti, anziane, vive e non parcheggiate in una struttura residenziale. Ah, questa struttura è da sempre stata, da quando diciamo è nata, comunque un'opera molto sentita nel territorio e soprattutto da parte della comunità valdese di San Germano. E chiaramente questo periodo di chiusura dovuta all'emergenza del Covid ha reso in qualche modo più sfilacciati questi rapporti, e quindi ci sembra essenziale poter recuperare, poter far ripartire questi progetti di volontariato. La struttura ha bisogno del supporto di altre persone. Direi ne ha bisogno anche per mantenere e garantire questi standard nei confronti dei quali la CSD si è sempre spesa, nel senso di poter avere dei servizi che mettano al centro la persona con le sue potenzialità ancora, con le sue capacità resilienti, e quindi è indispensabile poter avere l'apporto di altre persone che insieme al personale possano garantire la permanenza di questi standard di servizio che in qualche modo hanno sempre caratterizzato le nostre strutture. E mi sono trovato in pieno in questo periodo del Covid e della pandemia. Anche questa è stata veramente un'esperienza di che significa essere comunità, ecco, stare insieme. È stata veramente un'esperienza che mi porto nel cuore, cioè credo che questo settennio che ho passato a San Germano è stato molto caratterizzato per me da questo mio servizio che ho potuto rendere qui a queste persone anziane, ma molte delle quali ancora vive, vivaci, nelle quali ho trovato veramente dei compagni di strada, delle persone alle quali non ho solo dato, ma che mi hanno dato anche molto.